Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Brawl Stars. Oggi, come avrete visto dalla miniatura e letto dal titolo, non continueremo la serie dei brawler che analizziamo, ma andremo a vedere il nuovo aggiornamento rilasciato dalla Supercell appunto su Brawl Stars, partendo appunto dalla skin cambiata di Bo, che è molto bella, diciamo, rispetto a quella di prima. Andiamo appunto su Bo, eccolo, che scocca velocemente tre frecce e parla strano. Hanno cambiato solo questa skin e non ne hanno aggiunta nessuna. Noi lo selezioniamo, vedete, molto bello. Ma più che altro, cosa ha messo di bello questo aggiornamento? Ha messo che si possono provare i brawler a campo di prova, vedete? Qui c'è scritto prova. E in più, quindi ragazzi, noi possiamo provare anche brawler che non abbiamo, come Corvo dorato leggendario. Vabbè, a me mi mancano solo Spike, Corvo e Tara, due leggendari e un mitico, quindi. Andiamo più che altro a vedere questo aggiornamento, notizie. Ecco qui, caricando. Ecco qua, bilanciamento attivo. Hanno aggiunto questo nuovo brawler che si chiama Rosa. Andiamo a leggere tutte le notizie. Dovrò essere veloce come un fulmine, che ce ne sono un botto. Allora, l'aggiornamento di aprile è qui. Nuovo brawler raro, Rosa, in arrivo. E come il primo, ragazzi, sarebbe, anche se assomiglia a Shelly, lo so, con gli occhiali, con quei guantoni da nonna che sono cactus. È un misto tra il primo, per me è un misto tra il primo Shelly e Spike, questa Rosa. Comunque, l'attacco principale, mani di pietra, turbigno di pugni, la super scorza dura. Rosa crea una spessa seconda pelle di viti, premendo l'80% dei danni in arrivo, quindi si difende un botto. Poi l'abilità stellare, erborista, praticamente quando è necespugli recupera vita. Poi nuove skin, Penny Pasqualina e Nita Shiba. Nita Shiba sarebbe, ragazzi, un attimo, non lo fa vedere. Vabbè, comunque sarebbe una nuova skin di Nita molto bella, che ancora non fanno neanche vedere. Però quella di Penny già si vede praticamente. Vedete questa qua, Lezzo. Penny Pasqualina, appunto, per la Pasqua che sta arrivando. Poi torniamo subito su notizie, ragazzi. Poi ci sono nuove mappe ed elementi dinamici nella mappa. Raffa gemme e miniera preziosa. I carrelli viaggiano su binari su certi intervalli. I carrelli bloccano spari, fanno danno e spingono indietro i brawler quando li colpiscono. Questa cosa, ragazzi, ancora l'ho verificata. Poi sopravvivenza, pianura volante coi trampolini, parco reale, foot brawl. Queste, ragazzi, sarebbero tutte nuove mappe per le varie modalità. E qui abbiamo visto, ragazzi. Un attimo, ho sbagliato. Leggiamo sempre. Ecco, Penny, comunque, Shiba sarebbe questa qua che assomiglia, diciamo, a Cappuccetto Rosso. Poi andiamo sotto. Poi, vabbè, ragazzi, qua ci dice che siccome Frank era troppo forte che bloccava Ike, quindi Ike per un millesimo di secondo con Frank si ferma. Poi qua un botto di roba, hanno messo la Brawl TV. Poi non so se l'avete notato, hanno spostato tutte le impostazioni delle notizie, queste cose qua. Da destra non c'è più niente, l'hanno messa a sinistra. Qua sarebbe, ragazzi, vedete? Qua dove punto Bo, le hanno tolte e le hanno messe di qua. Non so perché sono uscito, che devo rimettere tutto. Mannaggia santa. Ecco, ragazzi, appunto, infatti altro, vedete, alcuni bottoni sono stati spostati, Brawl TV, hanno messo il campo di prova che è incredibile. Non so se ve lo faccio vedere a questo video, che vi devo far vedere Bo come si comporta. L'hanno velocizzato, le frecce vanno come una scheggia adesso, sono velocissime. Poi hanno messo ste cose, suoni dei personaggi, hanno cambiato i suoni di alcuni personaggi, hanno cambiato i proiettili di attacco di Leon, un botto di cose. Poi hanno corretto i bug, ma non vi sto a leggere tutta sta roba, ve lo leggete voi, raga, mi spiace. Andiamo adesso ai più recenti di nuovo, così ci leggiamo i buff e i nerf dei brawler. Allora, Corvo, anche se non ce l'ho, mi piace sto buff. Aumentato danno a attacco principale a 280 a 300, cioè solo i pugnali senza il veleno.
anche il danno super del 280 a 300, ha aumentato anche il danno per secondo del veleno da 70 a 75. Poi diciamo anche un buff per Carl che ha aumentato la velocità del boomerang del 25%, quindi è più veloce il boomerang che quando viene lanciato e quando torna. Poi aumentata la durata della super. Stordimenti, contrattacchi e spinte adesso interrompono l'abilità super di Carl. Tipo ad esempio quando Frank sta a tirare la martellata, quanto lo odio, anche a me me lo fanno, tipo il primo mi si lancia oppure mi arriva Barry in faccia e quello mi si interrompe la super e non riesco più a tirare. E l'ho sprecata alla fine. Poi Carl non ha più l'animazione, vabbè ste cose. Poi Barry l'ha aumentata salute da 4000 a 4200 ed è buono, ci sta, ci sta. Poi Shelly hanno aumentato, come dire, la gittata dei suoi colpi, come se non fosse troppo lunga. Ha aumentato raggio attacco principale da 7,33 caselle a 7,67. Ha aumentato velocità proiezione attacco principale al 5%. Poi Piper, da 3 bombe arrivano a 4 bombe. Che sgancia dal culo, diciamo. Poi è aumentato infatti ogni bomba a 900 e anche un'area maggiore, cioè solo le bombe Piper, noi siluracci. Poi Eugenio, boh, qua praticamente solo bug hanno messo. Pam, diminuito attacco principale da 260 a 240 e diminuita la salute da 4400 a 4300, vabbè. Vabbè. L'ultimo non l'ho capito. Poi Leon, purtroppo che lo uso. Sempre nerfato Leon. Cioè, questa è la terza volta. Diminuito il tempo dell'invisibilità della super da 8 secondi a 7 secondi. Prima l'invisibilità, per dirvi, durava 10 secondi. E l'attacco normale prima toglieva 500, adesso 440. L'hanno depotenziato un botto. Che da vicino era tipo un bull, anche se aveva meno vite. E colpiva anche da lontano, ecco perché. E diventa anche invisibile. Poi Spike, fuoco rapido, prende in considerazione il raggio aggiunto dalla divisione dei proiettili. Praticamente, ragazzi, quando Spike, come ad esempio Eugenio, tira i suoi colpi, anche se noi ci allontaniamo e non vediamo che vengono colpiti i nemici, alla fine vengono colpiti. Vabbè, non ci ho capito neanche io tanto. Vedetevi il video di Grax. Poi, Pocio aumentata cura super da 1840 a 2100, molto buono, molto buono. Quindi ragazzi, noi con Bo ci facciamo una bella sopravvivenza. Ah, e tenetevi a mente queste belle cassozze, perché ho in mente di fare un bel chest opening. Tra l'altro non ho visto neanche la mappa. Vabbè. Comunque è la sola mappa. Ecco qua, siamo spawnati, un leggero lag. Ok ragazzi, guardate le frecce, le tira velocissime. Tra l'altro le notifiche. È molto bella, diciamo, sta nuova skin. Mi piace, dai, ci sta, ci sta. Tiriamo subito le nostre frecciozze velocissime contro le casse e sfondiamole. Attenzione a Beryl. No, raga, sono morto. Mo' tira la ulti, sto bastardo. No, ci sta pure. No, 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 che schifo, raga. Oh. Odio quando gioco queste partite. Tra l'altro è andata diversa anche l'animazione di quando perde. Perché? Perché traballi? Strano. Vabbè. Ok, facciamoci sta cassa. In senso buono, facciamoci. Frank è furbo. Ma io sono più furbo, gli ho fottuto il power up. Vuole fare alleanza? Non voglio io. No, no, raga, io lo ammazzo. Oh, ho ucciso. Era un po' tonto questo. È meglio di no che non ho fatto l'alleanza. Ciao, Bo. Che devasto col danno splash di Bo. Che devasto. Adesso non la sto per niente giocando come prima. Ah, cioè, ma mi ha predittato la mossa, mannaggia. Aspettiamo un attimo qui. Le mine, ragazzi, sono anche cambiate, comunque, per dirvi. Le tiriamo. Ah, mi ha avvelenato Crow, mannaggia lui. Cerco di intimidirlo, ma non so se ce la faccio. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti se vi piace questo nuovo aggiornamento. A me mi piace molto, però non mi piace che hanno nerfato Leon. L'invisibilità a 8 secondi ci stava, secondo me. E poi 7 secondi io odio i numeri dispari. E qua ci rimetto le più.
Penne, mannaggia santa. Evviva, quinto. Due trofei, ragazzi. Comunque boh, è buono, dai, ci sta, ci sta. Adesso usciamo, perché ragazzi questo video non è per boh, non per te. Dai, tranquilli ragazzi, che fra pochi episodi faremo una bella partitozza con boh, proprio perché dobbiamo parlare di lui. L'altra skin era, diciamo, anche carina, però questa è meglio. Come ad esempio, ragazzi, quando hanno modificato anche Colt. Ah, ragazzi, tra l'altro al prossimo video parleremo proprio di questo bel ragazzone, quindi tenetevi pronti. Direi... Sì, dai, boh, è andata bene questa volta. Ovviamente, must die for base. Ok, ragazzi, io direi che per questo video... Cioè, che questo video termina qui. Intanto guardate, tra l'altro, cosa anche... Non so quando farò il chest opening. Spero presto. Dicevo, per questo video termina qui. Noi ci vediamo presto con un nuovo video di Brawl Stars. Ciao a tutti. Vi piace l'aggiornamento?